Ciao ragazzi, oggi siamo live da una location un po' particolare, cioè un albergo di Londra, dove siamo stati selezionati per Facebook Community Summit, visto che Foodspring è una delle community che sta crescendo più velocemente in Europa. Detto ciò, ho pensato di cogliere l'occasione, visto che c'è il sole, cosa che a Berlino si vede molto raramente, per raccontarvi come iniziare la dieta. Perché? Moltissimi ci fanno domande su cosa devo mangiare e per noi è molto difficile darvi delle indicazioni quando in realtà non conosciamo ognuno di voi, vorremmo ma non possiamo. E la regola fondamentale per appunto fare una dieta è una, molto semplice, ed è avere un deficit calorico. Che cosa vuol dire? Che io sostanzialmente consumo più di quanto mangio. In realtà questa differenza dovrebbe essere intorno alle 400 calorie. Vi spiego il perché. Allora, il nostro corpo è come una duna di sabbia. Ogni giorno passa del vento. Se noi praticamente attraverso il vento facciamo sparire un po' della sabbia, la duna diventerà sempre più piccolina. Se io invece ogni giorno, la sera, arrivo e metto la stessa sabbia che è stata spazzata via dal vento, ecco qui che la duna rimarrà nelle stesse sostanzialmente dimensioni e addirittura se porto più calorie addirittura mi va a diventare una montagna di sabbia. Quindi sostanzialmente come si fa ad andare in deficit calorico? Bisogna sapere quante calorie consumiamo e quante calorie ingeriamo. La prima è molto semplice, prima di tutto bisogna conoscere il proprio fabbisogno, il numero di calorie che abbiamo bisogno, basico credo si chiami in italiano, cioè il numero di calorie che io consumo anche quando sto lì davanti alla televisione. A questo si devono aggiungere il numero di calorie che invece consumiamo in un giorno attraverso le nostre attività, che possono essere appunto andare a palestra, andare a lavoro e via dicendo. Allora, per fare questo calcolo vi inserisco all'interno della descrizione i link per fare il vostro calcolo, dove voi dovete sostanzialmente dire un po' di informazioni su voi stessi, altezza, peso, attività e bene calcolato. Ovviamente una stima, però una stima generalmente approssimata in maniera corretta. L'altra parte è invece capire quante calorie stiamo consumando. E lì bisogna imparare a scrivere un diario alimentare. Ci sono delle app che lo fanno anche in maniera molto carina, posso dire. Io sto iniziando ad utilizzare MyFitnessPal, la trovo strutturata in maniera abbastanza precisa, però anche qui Foodspring ha creato un PDF che vi metto nella descrizione, basta scaricarlo e scrivere lì per una settimana tutto ciò che mangiate, diviso in macronutrienti, cioè proteine, carboidrati e grassi. Perché una settimana? Perché iniziamo a capire un po' come si funzionano i macronutrienti, così da capire quanto sostanzialmente proteine sto mangiando, quali sono gli shake che mi devo fare durante un giorno e via dicendo. Soprattutto se voi volete dimagrire, a differenza tra questi due numeri, non dovrebbe essere superiore alle 400 calorie, perché altrimenti il nostro corpo inizia a capire che qui c'è una drastica riduzione delle calorie, si agita e inizia praticamente a rallentare il metabolismo, così da sprecarne di meno. Generalmente noi consigliamo all'interno dei macronutrienti di consumare intorno al 1 grammo di proteine per 1 chilogrammo di peso corporeo per le persone che non fanno attività fisica. E questi sono anche, se volete vi inserisco anche qui, i dati che sono consigliati da moltissime associazioni mediche, anche quello ve lo linko perché come sapete massima trasparenza e migliore qualità delle informazioni. Secondo invece è quello di consigliare, come nel mio caso, che faccio attività fisica, intorno a 1.2-1.4 grammi per chilogrammo di peso corporeo, soprattutto se la si fa 4-5 volte a settimana, dove bisogna comunque aiutare i muscoli a recuperare per costruire massa magra. Quindi detto ciò, in base a quello
voi compilate il vostro diario alimentare e capite anche se state già mangiando di vostro abbastanza proteine, oppure se volete, per non mangiare come fanno moltissimi bodybuilder, 7 polli interi al giorno, magari volete integrare anche con le proteine. Infatti chiudo questo video dicendo che moltissimi dicono: ma il cibo già ha tutto. Allora, in realtà sì, io sono d'accordo con voi, nella natura c'è tutto, soltanto che molto spesso senza integratori è difficile raggiungere i macronutrienti necessari. Nel mio caso, che sono appunto vegana, sarebbe molto difficile soltanto senza prendere il concentrato di alcuni elementi, come nel caso delle proteine vegane, a prendere lo stesso apporto di proteine mangiando anacardi tutto il giorno, cioè diventerei una piccola botte. Detto ciò, a parte appunto le battute, spero che questo video e soprattutto i link che vi ho inserito sotto vi aiutano a capire come strutturare la vostra dieta. Uscirà, o è già uscita, la guida, dove ci sono insieme anche una serie di ricette molto interessanti. Però io vi consiglio, se volete perdere peso, ovviamente il pacchetto dimagrimento, sapendo che comunque la dieta deve essere strutturata in questo modo, cioè ipocalorica. Calorie consumate superiore a calorie ingerite. Fate attenzione, perché lì vedrete che davvero i nostri prodotti vi aiuteranno. Detto ciò, saluti da Londra, al prossimo video.